la pausa di 2 settimane, poi la scorsa notte è tornata a colpire in provincia di Teramo la cosiddetta banda della marmotta con un nuovo assalto con esplosivo ad un bancomat. L'obiettivo centrato è la filiale della Banca Popolare di Bari, ex Tercas, di Garrufo di Sant'Omero. È il 13° colpo compiuto in provincia di Teramo con le stesse modalità dallo scorso 20 ottobre, il 10° a filiali della stessa banca. Secondo una modalità ben collaudata, i malviventi hanno fatto saltare con una miccia a distanza lo sportello bancomat, distruggendo buona parte della filiale e portando via in pochi secondi circa 30.000 euro. Il boato dell'esplosione verso le 2.30 di questa mattina ha svegliato il circondario, ma non ci sono testimonianze dirette sul numero dei componenti della banda o della direzione della fuga e con quale mezzo. Sull'ennesimo episodio indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Tutti i segreti del lievito madre, dalla conservazione alla rigenerazione, passando per le tecniche di lavorazione con particolare attenzione all'interazione con le farine speciali e alle farine senza glutine, li svelerà domani, domenica 7 maggio, lo chef del pane Massimo Tenisi, inviato dall'associazione I Colori della Vita, che celebrerà domani il Pasta Madre Day Outdoor e sarà ospite di Dopo Cibo in via Venezia Pescara. Dalle 16.30 lezione dello chef Tenisi, poi la parola a Lorenzo Palazzoli, ambasciatore Olio Evo. A conclusione del pomeriggio un aperitivo per gustare e condividere con tutti i partecipanti, che riceveranno in regalo una porzione di lievito madre. Sono stato trattato come un criminale. Come potevo essere punito quando ero io la vittima di un atto razzista? E lo sfogo del calciatore del Pescara Montari all'indomani della revoca della Corte d'Appello della FIGC della squalifica di un turno. E come se qualcuno mi avesse finalmente ascoltato, ha aggiunto, è un'importante vittoria per mandare un chiaro messaggio che non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società. Gli ultimi giorni sono stati duri, mi sentivo arrabbiato ed isolato. Montari era stato espulso domenica scorsa a Cagliari per aver lasciato volontariamente il campo dopo aver sentito da parte di alcuni spettatori dei cori razzisti. Spero che il mio caso, ha concluso, sia di aiuto affinché altri calciatori non debbano soffrire quello che ho sofferto io.